La giuria, oltre che stare ad ascoltare, può anche essere colpita da aspetti esteriori, perché la giuria ti guarda, ti vede. Oltre a quello che hai fatto fino adesso, sì, dopo che sei colpito, era perfetto. Mancava solo qualcosa, un atteggiamento del fisico che fosse rapportato a quello che stai suonando. Tu sei nell'inferno, tu ti devi muovere in maniera tale da farsi fare apparire a questi qua le fiamme, le cose, i venti. Non è che li fa così così, però già fare tada, queste cose, tada, e poi gli accordi, ah, da caricare il senso di gravità gestuale della cosa. Tu non hai idea che effetto che fa, perché se lo carichi gestualmente dentro di te succederà qualche cosa, tu sarai la prima che crederai in quello che stai facendo. E non che dici, io suono qua, sono vivo, chissà, che speriamo che questo mi promuova, ma non mi sono, c'è un al naso, mi non riesco a cantarmi. Che poi succederà? Tu devi fermarti qualche secondo, immaginate questa scena della discesa all'inferno, e fare, vieni, prova a farci vedere qualcosa di questo film. Ci fa la giuria, no, la giuria potrebbe essere molto ben influenzata dalla visione di qualcuno che partecipa anche fisicamente col corpo a quello che sta facendo. Ma non fare la galacca però, fare la galacca, quella esagera. Questo toglielo, perché sennò quello mi fa causa. Stando più vicino, diventa molto più facile.
cambi il pulso, fallo sempre uguale, tarà, tarà. Se no si realtà, tarà, 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 pa, pa. Questi che sono, questi no. Ma questo è un alieno che non c'entra niente, però sta là. Mi ha messo uguale, stesso sangue. Esiste nella forma mentis dell'alunno la errata convinzione che si studi in un modo, poi quando è il momento della verità, il concerto, l'esame, beh, da nuovo vale. La mia esperienza mi ha insegnato, quando vedevo un ragazzo che non avevo mai visto in vita mia, da come si sedeva a pianoforte, sapevo che cosa sarebbe successo, cioè che si sarebbe fermato a metà. Perché quando assumono quell'atteggiamento per dire, beh, la cosa più errata che si può fare è quella, se tu studi per abituare il cervello a pensare in un determinato modo, poi vai al concerto e dici, beh, quel povero Cristo di cervello,
devi improvvisare, non capisci più niente. Mi è capitato anni fa, non tanti anni fa, di avere un alunno bravissimo che aveva messo sulla fantasia di Chopin dopo 40 ore. Facevamo delle masterclass a Taormina nei giardini di Naxos. Ragazzi eccellenti, allievo dalla pariglia per me, vincitori di concorsi, mi sono messo sulla fantasia opera 49 Chopin. Doveva fare il saggio al sabato, però il giovedì precedente, cioè vogliamo fare una prova, così proviamo che la fantasia così era solo in pubblico. Da come si è seduto al pianoforte? 2 minuti è un'incertezza. 2 minuti beh, un'altra incertezza. 3 minuti, 2 o 3 incertezze, 4, 5, cioè non è arrivata a metà, già dazza la metà. Il padre, che era un cragliatista, dice, dai, prendilo a calci, dagli sputri in un occhio, fai vattene, non riuscite a fare a me, sono il maestro. Lo chiama e dice, scusi tu, quando ti siedi e fai un concorso, dici da nuovo, sì, tu sei stupido. Tu studi a piccoli pezzi, per esempio, non si studia mai tutti i pezzi da capo alla fine, si prova qualche volta, ma si studia generalmente da qua a qua, una prima tranche, una seconda tranche, va bene, col cervello attento a queste cose. Quando stai in pubblico, la prima cosa di pensare che stai a casa, stai a studiare, e devi ripetere esattamente l'atteggiamento, devi riuscire a rimettere l'atteggiamento mentale come se stessi studiando per l'ennesima volta il pezzo. Il cervello questo sa fare. Cioè, che succede? Ma l'unità stilistica viene da sola, tu il cervello segue prima questa parte, poi viene quest'altra, la chiappa al volo e segue questa. L'errore di dire, capisci più niente. Sono convinto che mentre tu suoni stai morendo di paura, chissà che cosa stai pensando. Perché non pensi una mano qua, le cose semplici che sembrano di suonare. Che ti prende la paura? Suonare è troppo difficile, non ti puoi permettere le paure, devi stare attento. Un dito qua, un dito qua, no, un pedale, di no, no, questo non va. Come l'hai studiato questo pezzo? Ti ho detto studialo. Studiare significa cercare mentalmente, non stare passivamente al pianoforte, magari sbagli una nota, la corregge e vai avanti. No, se hai sbagliato una nota, attenzione, lì c'è un pericolo. Quella è come una buccia di banana, se hai sbagliato una volta, puoi sbagliare 2 volte, e 3. Quando studiavo io sono arrivato a dei punti di paranoia, autoparanoia. Allora non si avevano i pianoforti a corde, troppo lusso. Io pianoforti verticali, ho comprato da mio padre un pianoforte dell'ingegner Carlo Berra di Torino, un bastione. E io facevo il 5º e 6º anno che io mi ero fissato che devo studiare bene. E per controllare la qualità dello studio ho tolto il coperchio davanti però volte in modo che potevo vedere i martelli, no? Mentre suonavo controllavo che si muovessero solo i martelli che dovevano muoversi. Ho scoperto che qualche volta anche i martelli vicini avevano una piccola segno che erano stati non toccati ma sfiorati dalle dita, ma presa la fissazione, perché ho detto se questa volta li ho sfiorati senza accorgermi, può darsi che una volta se incido di più vanno a suonare, fanno una nota che non ci vuole. Ci ho messo la vita per togliermi questa lì, non dormivo la notte, mi auto controllavo, no? Ma una cosa che era arrivata alla fine, poi sai che ho fatto, ho rimesso il coperchio era veramente da morire, perché io mi dicevo se ho fatto questo errore oggi non è capitato, però domani. Quello era l'avvertimento, che qui c'è una buccia di banana, qui si può scivolare. Sai quanto è facile scivolare? Sul pianoforte. Pensa che i grandi, non ce n'è ancora uno al mondo che è riuscito a suonare perfettamente, pur Michelangelo qualche volta ha sbagliato. Qualche volta scendemente, qualche volta inavvertitamente. Era una cosa molto rara, ma Michelangelo per fare un pezzo, questo l'avrebbe studiato 30 anni per fare, non 3 giorni. L'avevo bisogno di 30 anni per mettere a posto le dita, le cose. Che Michelangelo, ho detto io, l'ho sentito 2 giorni studiare la toccata di Schumann, solo la prima battuta. Due giorni, 4 o 5 ore al giorno, non si poteva più. Fai la seconda battuta!
Cicci, lei lo chiamava Cicci, che suonava, e io che scrivevo. Guarda, mi dice, lei che ha fatto? Che è successo? Io sto scrivendo. Ma che ha fatto lei? Come che ho fatto? No, ma lei che ha fatto al maestro? Io. Guardi, il maestro non ha mai suonato quando dicevo di stare in casa. Mai, mai, è la prima volta. Beh, vabbè, prima abbiamo suonato insieme. Come dire. È miracoloso, miracoloso, è miracoloso. Poi alle 9 è sceso, però non ho dormito da lui, cioè, mi ha accompagnato in albergo, mi ha pagato tutto lui, perfino il telefono, perfino le sigarette che ho comprato in albergo, tutta la spesa sua. E mi ha accompagnato anche alla stazione, dopo che aveva venduto un pianoforte cinese a quelli, vabbè. Michelangelo studiava così. Oddio, se scivolo qua, casco, ho cominciato a tremare. Ho cominciato a tremare e mi è venuto in mente, adesso lascio il figlio di stare male. Non l'ho fatto. Ma c'è un motivo. Due giorni prima, forse ossessionato dal pensiero di questo concerto, ho fatto un sogno molto strano. Entravo in un'arena, però non un'arena, un'arena di legno, di quelle che servono per il basket, un'arena circolare piena di pubblico, e io devo suonare la 111 con la fisarmonica. Io sono andato alla fisarmonica anche da ragazzo, così, entravo in un sacco di applausi. Mentre stavo per attaccare, mi ha detto, ma dove cazzo mi devo fare? Mi memoro e fa niente, dove cazzo sta con il presidente? Piglia sbaglio qua, mi fece un'altra nota, ma io non ho mai studiato questo pezzo, va bene, la mano destra, dico, ma qui gli bottoni, ho cominciato a suonare freddo nel sonno, e ho detto, beh, adesso figo, lo svenimento mi butto per terra, vedo che corro tutto con la pulanza. E fingendo, sono cascato sotto la fisarmonica. Però cercavo di guardare, non succedeva niente, il pubblico aspettava. Cervello che controlla da qua a qua, poi da qua a qua, che acchiappa al volo le cose difficili, attenzione, lì sta la curva stretta, la prova, ecco acchiappata, e non la più. Perché io ho l'impressione che tu certe volte fai come la tartaruga, tira la testa dentro e parte, e lascia le zampe fuori, è così, no? Più o meno così, si capisce da quello che viene fuori dalle mani, basta, non ti voglio più torturare.